È salito a 33 il numero delle vittime dell'incendio appiccato da un uomo alla Kyoto Animation, una delle società di animazione più conosciute del Giappone. Sono circa 40 i feriti. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato il piromane killer a colpire così violentemente la casa di produzione. L'uomo ha fatto irruzione negli studi, ha sparso del liquido infiammabile e gli ha dato fuoco con un accendino gridando crepate. Un gesto che ha sconvolto tutto il paese. Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere a Kyoto e in particolare in questo quartiere, dice un abitante della zona. Mi domando quale odio avesse dentro di sé il sospettato. A entrare in azione è stato un 41enne rimasto a sua volta ustionato nel rogo. L'uomo è stato arrestato ed è piantonato in ospedale. Sarà interrogato quando le sue condizioni lo consentiranno. Sembra che nutrisse rancore per la società di animazione che accusava di averlo imbrogliato. Ho il cuore infranto, dice questo studente. Ho dei bei ricordi legati ad alcune produzioni come K-On, di cui parlavo spesso con gli amici. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 5 ore per domare le fiamme. La Kyoto Animation è stata fondata nel 1981 e nel corso degli anni ha prodotto fumetti per bambini, manga e serie TV animate che hanno riscosso enorme successo.